oggi prima di andare in mensa una persona speciale ci racconterà i segreti di un menù che viene dall'Iran, che poi gusteremo insieme. Faremo così il giro del mondo seduti a tavola. Ciao bambini, io sono Saman, il mediatore interculturale dell'Iran, in un paese grandissimo che ha più di 77 milioni di abitanti. La sua capitale è Teheran, che è quasi tre volte Roma, quindi pensate quanto è grande questa capitale. Sapete dov'è l'Iran per caso? Alzi la mano chi è che lo sa. No, eh? Beh, ve lo dico io, è molto semplice. L'Iran si trova in Asia, qua, ed è un paese molto bello e molto grande rispetto all'Italia. Perfetto, ci sono tantissime belle città, ma oggi parleremo in particolare di Rasht, una città che si trova al confine col Mar Caspio, dove l'UNESCO ci ha scelto come capitale del culinario per quanto riguarda l'agroalimentare, come Parma, che è una grandissima città per questo. Oggi praticamente parliamo di un piatto in specifico che si chiama Horeshte Alu. Vediamo se riuscite a ripetere anche questo. Horeshte Alu. Perfetto. È un piatto tipico basato sul pollo. Abbiamo la cipolla, l'aglio, il riso basmati. Abbiamo diversi tipi di spezie. E soprattutto abbiamo le prugne, che è un ingrediente fondamentale per questa pietanza. L'Iran in principio si chiamava Persia, ma dopo una rivoluzione, un periodo storico che c'è stato, si è convertito in Iran. Oggi vi faremo vedere anche la bandiera dell'Iran, che è molto particolare. Ha tre colori: il verde, che è sinonimo di speranza, il bianco, che rappresenta la pace, e il rosso, che è simboleggia, diciamo, la sofferenza che ha avuto il popolo per arrivare verso la democrazia di questo bellissimo paese. Ci sono diversi simboli all'interno della bandiera che inneggiano alla religione islamica, quindi il cerchio centrale inneggia ad Allah, e le scritte sotto parlano appunto di Dio e di quanto è maestoso e grande. Come dicevamo prima, l'Iran si trova in Asia, confina col Pakistan, con l'Arabia Saudita e con l'Iraq. È un paese molto bello, prettamente roccioso, e abbiamo da un lato il Mar Caspio e dall'altro il Mar Arabico. Allora, diciamo che per raggiungere l'Iran prettamente si usa l'aereo, perché è il mezzo più comodo che abbiamo di oggigiorno. Gli scali principali possiamo averli sia da Milano che Roma, e il tempo di tragitto sono all'incirca 5 ore, quindi una cosa abbastanza facile. In Iran si parla praticamente la lingua Farsi, che è la lingua del mio paese, da non confondere con l'arabo, perché noi... Dica una signorina, ancora lei! Sempre delle Prego! Parole. Ma ci potresti dire qualche parola nella tua lingua? Bene, qualche parola nella mia lingua. Allora, oggi parleremo di una parola molto bella, che è buon appetito in italiano, e in lingua farsi, vediamo se qualcheduno poi riesce a ripeterlo, si dice munushe jon. Munushe jon. Bravissimi, al primo colpo. Quindi dai, diciamo tutti insieme. Munushe jon. Perfetto, ottimo ragazzi. E altre parole cosa potete dire? Ciao. Durud. Durud. Durud, che in lingua farsi antica sarebbe ciao, ecco. Quindi ragazzi, oggi entriamo nel vivo della ricetta e cominceremo a preparare ogni singolo ingrediente. Cominceremo dalle cipolle. Cosa molto spigolosa. Chi è che mi dà una mano? Io. Bene.
Buono. Com'è questa combinazione tra pollo e prugne? Ti piace questo agrodolce? Ottimo. Comunque il pollo è molto dolce, ha un gusto agrodolce e mi ricorda delle spezie, ad esempio come la cannella che abbiamo messo nel procedimento. La prugna con il pollo è molto buona, anche il riso è molto buona e il pollo mi ricorda un po' quello che mangiamo a casa mia a Natale. È molto buono e mi ricorda lo zafferano che abbiamo messo. Il pollo col riso è molto buono e ricorda anche, cioè, la cannella. Il pollo è buono e mi ricorda lo zafferano che abbiamo messo. E basta. Buono. Il pollo è buono e anche il riso. E poi nel pollo sento un po' lo zafferano. Il pollo è buono e anche il riso. Buono, mi ricordo lo zafferano. Il pollo era buono e anche la prugna. Accompagnato a questo splendido piatto si può tranquillamente abbinare una bevanda che si chiama Dug, che è a base di yogurt, acqua gasata, un filino di sale e qualche spezia fresca o non, per esempio del basilico, del rosmarino, che aiuta anche a togliere, oltre che una bevanda rinfrescante, aiuta a togliere anche questo sapore, diciamo, di speziato del piatto. Dopodiché, accompagnato a un buon dolce tipico delle mie terre, si può bere un buon tè caldo, tipico e tradizionale del mio paese, che si chiama chai. Bene bambini, oggi diremo buon appetito in lingua farsi, così si imparano sempre cose nuove. E visto che siete stati molto bravi oggi, tutti insieme... Nusce già! Nusce già! Onore! Bene, bene. Ciao! Beh, certo che arriva Babbo Natale da noi, è un po' diverso, è un signore molto buffo, vestito sempre di rosso come Babbo Natale, ma tinto di nero e sempre nella festività di primavera porta allegria per i ragazzi. E si chiama Baba Norus ed è un personaggio molto tipico che ai ragazzi piace, viene con diversi strumenti musicali, bussa alle porte, regala cioccolatini e caramelle e crea una cosa di allegria. Dicano signorina, sempre a lei. Ha vinto un piatto di foreste alu, quindi facciamo una bella pietanza con le prugne, bene. Comunque la mia domanda è Santa Lucia Befana? Beh, allora, come abbiamo detto prima, io vengo da terre lontane, vengo dal Medio Oriente, l'Iran si trova in Asia e quindi ha delle culture un pochino diverse dalle nostre, sia a livello religioso ma anche culturale. Abbiamo delle cose molto simili, per esempio, no, però Santa Lucia e la Befana purtroppo non le abbiamo, però abbiamo tante cose simili e belle che vi invito un giorno, quando sarete cresciuti con le vostre famiglie, a visitare lo splendido paese che è l'Iran, poi daremo spazio anche alla tua domanda, e farete un bel giro turistico e mangerete non solo questo piatto, perché ne abbiamo veramente tantissimi di piatti, tantissime cose buone, anche i dolci, non solo le prugne, ecco. Eccoci qua. Avevi una domanda, signorina, dimmi. Ma voi lo festeggiate il Natale?
No, noi il Natale non lo festeggiamo perché essendo di religione islamica il mio paese ha altre diverse festività. Noi prettamente festeggiamo l'arrivo della primavera, che è un periodo in cui si fanno tante belle cose, l'arrivo della primavera, quindi c'è un cambio di stagione e quindi noi prettamente abbiamo quel tipo di festa. Però il Natale sì, qualche volta io lo festeggio perché comunque sono cresciuto qua e è comunque una è una bella... Beep.